Dal ponte di Tenutella al progetto di una via tre piazze, passando per i fondi del Patto per il Sud, da non perdere in alcun modo. Sono stati questi i contenuti dell'incontro che il sindaco Lucio Greco e l'assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, accompagnati dal presidente del Consiglio Comunale Salvatore Sammito, hanno avuto con l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Sul tavolo la delibera appena esitata dal governo regionale, che individua i fondi per la progettazione degli interventi destinati al ponte di Tenutella. Una procedura importante per una vicenda che va avanti da mesi e di fatto sta bloccando i tanti residenti della zona impossibilitati a raggiungere le proprie case a causa della inagibilità del ponte. Una vicenda che è stata da me molto attenzionata fin dal momento del mio insediamento, di concerto con l'assessorato regionale, nella persona dell'assessore Marco Falcone, che da subito ha percepito l'importanza di ristrutturare, insomma, di progettare questo ponte che ha avuto questi problemi strutturali quest'estate. Nella giornata di giovedì la giunta regionale ha approvato una deliberazione che ieri appunto ci è stata consegnata personalmente a brevi mano dall'assessore Falcone. La delibera ha come oggetto l'impegno delle somme per la progettazione del ponte. I tempi per la riapertura comunque si prospettano molto lunghi, ecco perché l'amministrazione ha chiesto un intervento immediato per rendere fruibile il percorso alternativo. Abbiamo rappresentato la grande difficoltà per tutti i residenti di quella zona di Manfria a poter raggiungere le proprie abitazioni nelle more che si possa vedere veramente realizzate alla luce quest'opera, e per cui l'assessore regionale ci ha promesso, insomma, l'impegno a procedere a una forma di asfalto di quella che è la strada che è alternativa che i residenti di quella zona hanno percorso per raggiungere le proprie abitazioni, e pertanto ci siamo lasciati che quanto prima sarà qui a Gela, e probabilmente anche per incontrare il comitato, con il quale comunque già nei prossimi giorni sarà opportuno aprire un'interlocuzione per raccogliere anche delle soluzioni alternative, insomma tutto quello che possa essere utile a una soluzione che sia quanto più immediata possibile. La Morselli intanto stigmatizza le dichiarazioni del deputato regionale Grillino Chettidamante, che in un video sui social ha praticamente anticipato la notizia dello stanziamento dei fondi. Ma io non voglio entrare in polemica con il deputato Damante, è sembrato alquanto strano e anomalo che è un'interlocuzione che ha avuto, diciamo, ecco, nel suo vertice, quindi nel primo cittadino, la massima interlocuzione, la costante interlocuzione con l'assessore regionale e poi anche attraverso l'attuale assessore lavori pubblici possa essere semplicemente annunciata da un deputato, tra l'altro di opposizione, di forte opposizione a questo governo regionale. Semplicemente, ecco, una curiosità che abbiamo voluto esternare ieri, non una polemica. L'incontro è servito anche a fare il punto su un progetto importante coperto con i fondi del Patto per il Sud, quello ribattezzato Una Via Tre Piazze. Abbiamo ottenuto tutti i pareri, siamo in attesa del rilascio del parere della sovrintendenza, che auspichiamo possa già pervenirci all'inizio di questa settimana. I tecnici si dichiarano assolutamente convinti che il processo, cioè il percorso che punta alla verifica, alla validazione, all'approvazione del progetto possa avvenire a stretto giro, ragione per la quale abbiamo rappresentato sul tavolo dell'assessore Falcone la necessità di darci fiducia per contenere questo finanziamento. Al termine dell'incontro c'è stato l'impegno a un nuovo tavolo da tenersi a metà marzo in città. Falcone vorrebbe effettuare verifiche e sopralluoghi. È probabile che venga valutata anche la procedura della nuova tangenziale e lo stallo sul porto rifugio, dove i lavori più urgenti non sono mai partiti.